Attivi, un cordiale benvenuto da Marco Cattaneo e Mario Scartabellati. Ritorna il basket della Serie B maschile dopo 20 giorni al Palacremonesi. Allora Mario, un incontro che definire difficile, quasi pleonastico. Intanto inizia l'incontro, il primo pallone per Crema. Possiamo quasi probabilmente dire che si affrontano le due squadre più in forma del campionato. Crema 7 vittorie nelle ultime 8 partite. Olginate 2 vittorie consecutive pesantissime contro Piacenza e Lecco, mentre va a segno Peroni. Sì, Olginate ha ritrovato tutti gli effettivi in un momento buonissimo della propria stagione, ha battuto come hai detto tu Piacenza e Lecco, credo che ci sia poco da aggiungere, partita tutta da godere. Particolarmente pesante la vittoria esterna nel derby della provincia di Lecco con la matricola Gordon Olginate che ha sorpreso la Gimar, mentre Siberna va a replicare a Peroni. Mani caldissime già in avvio, gran palla sotto per Poggi, Poggi riapre a Daniello, Daniello si libera, buon tiro, va a segno. Abbiamo parlato di squadre in forma, per adesso 3 su 3 al tiro. Sì, abbiamo visto che Crema cambia 2 volte, è leggermente scivolato Ferraro e tanto sta che Siberna ha messo subito una tripla, ottima squadra. Qualche difficoltà nella gestione del pallone, 3 secondi per il tiro, c'è Andrea Todeschini forzato, il rimbalzo è però catturato da Dessì, Dessì che non riesce a trovare il canestro, Bassani poi va al tiro, pallone che è finalmente cremasco con Ferraro, Peroni, immediato il tiro, non va, rimbalzo di Poggi, il fallo abbastanza evidente su Poggi con Bassani che è saltato chiaramente in orizzontale. Paolin, Daniello si ferma, può sparare la tripla, non va, Poggi ancora, la stoppata di Siberna. Arbitro vicinissimo, dice che tutto ok, Bassani, Todeschini. Todeschini riapre, Siberna lì, sfugge il pallone. Mario, quintetto piccolo per Crema e non è una gran novità, quintetto piccolo però anche per Olginate, con doppio play. Sì, Cardellini con Siberna e Todeschini. Sono due squadre molto perimetrali, abbiamo visto che hanno tirato tutti i primi 2 tiri allo scadere, poi si tira in transizione, vediamo. Ecco, però ricordiamo che Olginate ha il proprio miglior marcatore nel centro tagliabue che per ora comincia dalla panca. Sì, al momento ha scelto perimetrale, l'idea probabilmente è di attaccare sugli esterni. Buona giocata, buona 1. Non saprei cosa dire, sto cercando di capire gli schieramenti, è ancora molto presto. Intanto Dessì andrà in lunetta, Olginate la possibilità di passare a condurre il punteggio con questo tiro libero. Dessì va a segno, Nicola Dessì arrivato a stagione in corso. Quando è tornato a Treviglio Marco Planezio, gran palla per Poggi, gli sfugge però il pallone. Quando ormai il canestro era vicino, applaude comunque coach Salieri all'azione dei suoi. Peccato per Crema, erano 2 punti già fatti. Todeschini sulla palla, riapre per Dessì dalla linea dei 3 punti, non va a segno Dessì, rimbalzo di Poggi, Paolin. Dicevamo Dessì, anche egli arrivato dal vivaio di Treviglio, mentre qui c'è la seconda stoppata di Siberna su Poggi. Todeschini si butta dentro, gran palla per Bassani, Poggi riesce a limitarlo e a impedirgli la conclusione vincente. Buonissima difesa del numero 9 maglia rosa. Ora scambio tra Paolini e Peroni, Daniello, il taglio di Peroni che però non va, arriva adesso Peroni alla conclusione da 3, fallita, rimbalza ancora di Poggi che sta dominando
le due aree pitturate. Rapper per Paulin, 7 secondi. Paulin Poggi contro Cardellini, la conclusione era agevole ma la fallisce. Siberna, Dessì, Todeschini, ancora Siberna. Siberna contro Daniello, adesso Bassani. Bassani deve uscire dalla zona calda. Todeschini, conclusione che va. Siamo 5 Crema, 8 il Ginate. Paulin, Poggi, Peroni, Daniello, Paulin vuole il blocco di Poggi, va direttamente al ferro, Paulin evita la stoppata di Siberna, gran canestro. Sì, ottimo, c'è da dire che Poggi ha avuto 5 palle sotto, una può averla sbagliata, però sugli altri 4 contatti secondo me un fischio su 4 era assolutamente da fare. Il primo era abbastanza evidente, Cardellini apre fuori a Siberna, conclusione da 3 che va. Siamo 11 Ginate, 7 Crema, quando siamo a metà del primo quarto, Daniello, Ferraro, il fallo su di lui di Dessì. Tiro di Daniello, fallito, rimbalzo di Siberna. Ha iniziato bene al tiro Crema, palla sotto per Bassani che riesce a concludere nonostante il tentativo di difesa di Peroni. Parziale di 10-2 per Olginate, interrotto adesso da Paolina, ottimo taglio. Sembra che si riavvicina, Todeschini scambia con Dessì. Pallone per Siberna, Siberna si butta e va a sfondare. Ottima presa di posizione di Poggi e poi spalla contro petto. Sì, evidente fallo in attacco. E Todeschini a dire che è infuocato in questo inizio di partita è un eufemismo. Tocca la palla, sono 2 o 3 punti. Sì, la fase offensiva direi bene, molto bene, un paio di tiri forse troppo facili o comunque seguiti bene da loro su questo pick and roll. Adesso ho visto che Salieri parlava con alcuni giocatori di Crema per qualche adeguamento. Intanto coach Galli muove le torri, fuori Dessì, dentro Tagliabue. Pressa indirettamente sulla rimessa, adesso Daniello sulla palla, quindi Poggi, Ferraro, ancora Daniello, Todeschini su di lui, Paulin si libera, Peroni, Daniello ha un buon tiro, si butta e quando la difesa è tutta su di lui scarica Poggi, 2 punti facilissimi. Ottima azione di Crema, buon canestro, 11-13, Cardellini contro Peroni, vieni che riapre Todeschini, Bassani, raddoppio su Bassani, Tagliabue va al tiro, rimbalzo di Siberna che riesce a difenderlo dall'assalto di Daniello, ancora Cardellini contro Peroni, step back di Cardellini, tiro corto, rimbalzo di Paulin. Poggi, Ferraro, Peroni, Peroni cerca di andare al ferro, riapre Paulin, Paulin, Poggi, difficoltoso il suo controllo, deve tirare, arriva Paulin, la palla, Paulin trova ancora 2 punti, chiede un contatto, non è così. Bassani, buona la difesa di Poggi su di lui, Cardellini deve riaprire Siberna, tira da molto distante Siberna, tiro fallito, rimbalzo ancora di Poggi, ma quanti rimbalzi ha preso Poggi in questi primi 8 minuti? Sì, molto bene davvero, in area
lui è molto dinamico anche se non è altissimo. Vediamo tiro aperto, non sta mettendo i tiri aperti. Peccato, era un buonissimo tiro, non è entrato. Ora Cardellini contro Peroni, Bassani va alla conclusione da tre, non la trova, il rimbalzo però di Todeschini, gancio di Todeschini, non va il fallo su Tagliabue che aveva preso il rimbalzo offensivo. Entra un'altra vecchia conoscenza del pubblico cremasco, ovvero Paolo Colnago, assieme a Matteo Marinò, sono i due giocatori che sono mancati per gran parte della stagione nel periodo buio della Gordo. Sì, sono due giocatori molto importanti nella loro rotazione. Colnago è stato il nostro giocatore per alcuni anni, sappiamo le sue doti di bomber. Marinò, giocatore di classe cristallina, frenato purtroppo da alcuni gravi infortuni, gran contropiede di Crema, difesa di Olginate, non impeccabile in questo caso, due punti facili per Max Ferraro. Marinò, Siberna, Bassani non ha uno scarico facile, lo trova poi Marinò ancora Bassani, svitamento, non va il suo tiro, rimbalzo di Ferraro. Paolin, Daniello ha un buon tiro, aspetta però, preferisce l'azione manovrata. Adesso alla conclusione Ferraro e la trova, 5 punti in fila per Ferraro e Crema avanti, 18-15. Ultimo minuto dalla prima frazione, porta palla Colnago. Marinò osservato specialissimo da Peroni che non gli dà spazio, riesce a prendere palla in questo momento, ma sono gli ultimi secondi per andare al tiro, ultimo secondo per Siberna, arriva canestro e fallo. Secondo fallo di Paolin che esce, lascia spazio a Bianchi, entra in partita anche Amanti. Siberna pareggia ancora, 18 pari. Partita vibrante, combattuta esattamente come era da pronostico. Daniello si incune in area, Amanti contro Tagliabue, stoppato il pallone per Crema, mancano 7 secondi al termine dell'azione. Schema sulla rimessa, rimessa lunga su Peroni, 5 secondi, Daniello, la conclusione fallita, il rimbalzo di Bianchi, 2 punti per Bianchi, chiede anche il fallo, abito vicinissimo, panchina cremasca stupefatta, ma il fischio non arriva. Ultimi 9 secondi, Marinò sulla palla, Tagliabue deve concludere da 3, fallito, Bianchi, conclusione da lontanissimo. Non va, 20-18 per Crema il primo quarto. Si riprende dal palacremonesi, Marinò sulla palla, Siberna, miglior marcatore, 11 punti per lui finora, gran palla sotto per Bassani che fallisce, la palla è però ancora per Olginate. Rimessa ancora per Bassani, Marinò, Colnago, conclusione da 3 che va. Paolo Colnago riporta avanti Olginate, 21-20. Bianchi sulla palla, Peroni, Daniello. Ancora Bianchi, il blocco di Amanti,
Bianchi vede bene Daniello in angolo, non va il tiro, pallone toccato per ultimo da Fadi Lussek. Palla per Ferraro, Ferraro micidiale oggi, altri tre punti, 23-21. Siberna sulla palla, Peroni su di lui, Bassani, Marinò, Marinò si butta dentro, il rimbalzo di Bianchi, buona la difesa di Amanti, Peroni lo ferma, Siberna fuori per Amanti, Bianchi, Ferraro, Peroni, conclusione dall'angolo di Peroni fallita, rimbalzo di Bassani, Marinò, Sec, Siberna, Siberna sfugge Peroni, arresto e tiro, a questo punto però in precario equilibrio, fallo enorme di Siberna che non viene visto e due punti facili per Sec, ma non si può andare a rimbalzo in orizzontale, soprattutto stendendo l'avversario. Coppia arbitrale che ci sta lasciando abbastanza perplessi, il rimbalzo di Amanti, Bianchi, Ferraro, Daniello. C'è il fallo di Sec probabilmente. Sì, per 4-5 contatti evidenti ne viene fischiato uno che nessuno ha visto. Sì, l'impressione è che il metro arbitrale sia molto permissivo. La dimostrazione è che ci sono a un quarto e rotti giocati tre falli da una parte e quattro dall'altra. Anzi, tre falli a testa, per cui fischiano poco. Dio. Ti dovrei dire, a fronte di ciò che abbiamo visto nel pitturato Cremasco un minuto fa, fischiano niente. Peroni, gran palla per Amanti, buon tiro dai due metri. La zona questa azione. Crema che è riuscita a bucare immediatamente la zona preparata da Galli. Marinò, Sec, Colnago. Ancora Colnago tiene palla, cercava lo scarico per Siberna, intercettato il pallone. Palla per Amanti, Amanti vede Daniello, Ferraro, esce Bianchi. Gran palla per Amanti, fermato Amanti, commette poi fallo. Olginate cambia, Siberna con Todeschini, per Crema è entrato Capitan Dal Sorbo, fuori Daniello. Marinò porta palla, quasi l'intercetto di Ferraro, il pallone però è toccato per ultimo dal giocatore in maglia rosa. Campo anche rota per Olginate. Operotta si fa vedere, Ferraro su di lui, scambia adesso sul pick and roll, Colnago fallisce il tiro da tre, rimbalzo che alla fine sfugge a tutti, arriva Marinò. Marinò scarica bene per Rota, conclusione dall'angolo che va. Amanti, Ferraro, Peroni, Peroni ha una buona conclusione da tre, la fallisce, rimbalzo di Paolo Colnago, ribalta immediatamente l'azione, Crema però si è schierata bene. Un
9 secondi per concludere l'azione. Todeschini, Marinò fallisce il tiro, Marinò, c'è Sec che ha passato almeno 20 secondi appoggiato sulle spalle di Amanti. Marinò rota ancora, Marinò col Nago, Marinò rota, va al ferro ma non ci riesce, buona la posizione dalla difesa cremasca. Bianchi, pallone che gli viene soffiato da Marinò, ancora rota, fuori per Colnago, sotto per Sec, Sec canestro e fallo. Da pernottare in campo Paolin, uscirà Bianchi suppongo, così è. Sai che lunetta, fallito il tiro libero al rimbalzo di Ferraro. Siamo 28 il Ginate, 25 Crema, Amanti, Ferraro, Paolina. Paolina va alla conclusione da 3, fallita, rimbalzo di Amanti. Ferraro, il fallo. Cominciamo a temere. No, beh, diciamo che Crema difende bene a difesa schierata, purtroppo abbiamo subito 6 o 7 rimbalzi offensivi che ci sono costati carissimi e adesso 2 punti su una palla persa. Del Sorbo contro Rota, bella palla per Amanti ma capisce tutto col Nago che però poi perde la maniglia, come si diceva una volta, pallone che gli sfugge in fallo laterale. Esce Ferraro, rientra Daniello. Siamo a metà del secondo quarto. Olginate sempre avanti di 3 punti, rimessa battuta su Peroni. Pallone in angolo per Daniello. Amanti cercava di servire Del Sorbo, la cosa non è riuscita, pallone che gli è tornato Paolina adesso. Paolini in angolo per Peroni, Peroni va al ferro, grande azione di Mitch Peroni. Non è riuscito l'aiuto difensivo di Sec. Stesso Sec sulla palla, la scambia con Marinò. Marinò vuole ancora Sec, l'arresto non gli riesce, infrazione di passi. Fuori Navagnò e dentro Cardellini. Mattia Cardellini, vivaio Scavolini, 4 anni a Crema per lui e come per Coach Galli e Paolo Colnago, la gioia della promozione nel 2014. Paolin, pallone fuori adesso per Daniello, arriva in maniera troppo irruente Colnago, il fallo su Daniello. Olginate a zona sulla rimessa di Crema, pallone che arriva Del Sorbo. Paolina, Peroni, conclusione dall'angolo di Peroni che va, tripla di Peroni e siamo 30-28. Crema che torna avanti, ultimi 4 minuti prima dell'intervallo. Mario, partita che si mantiene su livelli altissimi. Sì, anche molto bella da vedere, devo dire, due ottime, ottime squadre. Buona difesa di Del Sorbo, Rota la conclusione, trippa di Rota, torna avanti Olginate. Daniello, il taglio di Peroni, viene servito invece Del Sorbo, Peroni esce,
Tripla che non va, rimbalzo di Todeschini. Pallone sotto per Sec, la stoppata di Poggi che lo cancella. Palla che sarà comunque per Olginate, ma gran difesa e grande stacco aereo per Giovanni Poggi. Esce Sec, rientrato Bassani, Cardellini sulla palla, Siberna, Cardellini, ancora Siberna, Colnago, sotto per Bassani, fallita la sua conclusione, anche per la buona difesa di Peroni. Poggi, Del Sorbo, Peroni. Del Sorbo, punta Siberna, bella palla per Poggi, Poggi fallisce, rimbalzo di Cardellini. Ancora Cardellini scambia due volte con Todeschini, Todeschini punta Poggi, gli sfugge la palla, cerca di recuperarla, Poggi riesce a tenerla, Paolina adesso che ribalta l'azione, Daniello, il fallo di Todeschini. Todeschini ha anche qualcosa da dire all'arbitro. Beh, diciamo che la signora l'ha redarguito muso duro. Sì, non l'ha gradito. Sinceramente mi sembrava fallo evidentissimo. Adesso voglio dire, va bene essere permissivi però. No, ma comunque dicevo, oh, bella partita, due belle squadre. E per adesso gli attacchi davvero efficaci. Rimessa che sarà battuta da Daniello come di consueto, fuori per Peroni, Paolin sotto per Del Sorbo che riapre, alla fine al tiro ci va Daniello, tiro che non va, Cardellini sulla palla. Todeschini contro Del Sorbo. Todeschini aspetta il blocco di Bassani, non riesce il passaggio aereo, capisce tutto Paolin, contropiede di Crema che va con Daniello a trovare due punti, ottimo contropiede, 32 Crema, 31 Olginate. Cardellini sulla palla, 1 minuto e 40 all'intervallo, Crema avanti di un punto contro Olginate, ancora Cardellini, palla per Todeschini, Todeschini riapre fuori ma ancora una volta Paolin capisce tutto, Peroni, Paolin, Daniello, Poggi, Del Sorbo ha un buon tiro, non va però, rimbalzo di Colnago. Ora Cardellini, Cardellini per Colnago, Colnago va al ferro, stoppato da Poggi, ancora Paolin sulla palla, Poggi, mano rovesciata e trova il canestro Poggi e c'è un fallo tecnico fischiato a Poggi. Poggi esce, redarguito dal proprio allenatore, rientra Manti, 56 secondi del primo tempo. Del Sorbi dice la terza volta che c'è il contatto sotto e non gli fischiate. Non è campanilismo, credo che Poggi abbia sbagliato sicuramente a reclamare, perché comunque vai a tecnico e non serve a nulla, però credo che qualche contatto sospetto là sotto ci sia stato. 34 Crema, 31 Olginate. Ultimo giro di lancette del primo tempo. Cardellini, Dessì, ancora Cardellini, conclusione da 3 che va. Mattia Cardellini va a impattare il match, 34 pari. Del Sorbo, Peroni,
Daniello, quindi Paolin vuole Amanti per il blocco. Pallone intercettato da Siberna, cerca di rubar palla e non riesce Daniello, però prende il rimbalzo, buona la difesa di Peroni. Conclusione, piedi per terra di Del Sorbo che non va, pallone recuperato da Amanti, Peroni, Del Sorbo, Paolin, 6 secondi per andare al tiro, il fallo. Fallo antisportivo di Colnago che ha cinturato Paolin. Niente da fare, c'è time out. Uno su due per Paolin. Colnago, conclusione che non va, finisce il primo tempo, 35 Trema, 34 Olginate. Riprende il match del Palla Cremonesi, Trema sulla palla, Poggi, Peroni, Daniello si fa vedere, Ferraro va alla conclusione, fallita, rimbalzo di Todeschini, Cardellini. Bassani, Cardellini, chiuso in angolo Cardellini, trova il fallo di Poggi. Esperienza in questo caso. È stato bravo, ha attaccato il cambio, il secondo fallo di Poggi. Vabbè, che fa seguito al fallo tecnico fischiato verso la fine del secondo quarto, ancora Cardellini. Riceve Todeschini, Cardellini va alla conclusione, corta, rimbalzo di Peroni. Cardellini quasi ruba, riesce comunque a fermare il contropiede di Crema. Quasi colpito Cocigalli che si fa da parte, Peroni adesso sulla palla. Alla fine il pallone va a Paolin. Blocco di Poggi per Paolin, Poggi che cade a terra. La conclusione di Ferraro che trova la tripla e Crema allunga 38-34. Poggi mi sembra abbastanza bersagliato dai grigi. Caduto a terra sicuramente non da solo, ma nessun fischio. Sì, stavo guardando adesso. Buona azione, bravo. Ottima azione con circolazione di palla. Sì. Lui è molto dinamico, lì sotto Olginate è tosta, per cui è successo che è caduto. Vabbè, vediamo. Ferraro, Peroni, Paolin scarica per Daniello, tripla di Daniello che non va. Adesso Todeschini sotto per Bassani, il raddoppio di Ferraro, Dessì. La tripla che non va, rimbalzo acrobatico di Paolin, riesce a tenere palla. Peroni, Ferraro, Daniello, ancora Peroni, 8 secondi per trovare la conclusione, Peroni contro Cardellini, apre per Poggi, non va la tripla di Poggi ma c'è il rimbalzo sporcato da Ferraro. Paolin, mani addosso da tutte le parti a Paolin, Peroni che va alla conclusione, fallita, rimbalzo di Bassani, partita che non concede un attimo di respiro. Todeschini adesso chiama lo schema, scambia con Dessì, ancora Todeschini, parte palla Dessì ma la recupera subito Cardellini, stoppato da Poggi che poi recupera anche il rimbalzo. Grande scambio con Daniello e Poggi che va alla conclusione. 40-36 il punteggio, partita che si mantiene sempre apertissima. Eravamo stati facili profeti a parlare di una partita interessante. Qui c'è il fallo di Daniello su Todeschini che gli aveva preso il tempo. Si è ripreso come si era finito prima con due squadre che corrono a 100 all'ora.
che sì, gioco molto dinamico e aperto. Oginate è molto brava sui raddoppi a muovere la palla, a cambiare il lato, attaccano bene, bravi. Siberna, Bassani, conclusione da tre di Bassani che va, e Oginate di nuovo a strettissimo contatto, un solo punto divide le due squadre. Daniello si fa vedere, Ferraro, Paolin punta Bassani in angolo per Poggi, Peroni, Daniello, va al ferro Daniello, due punti e fallo. Anche qui circolazione di palla vorticosa, velocissima da parte di Crema. Sì, molto bene. Crema, visto che ha sbagliato le ultime due o tre conclusioni, o forse anche quattro dalla lunga, per cui sta cercando di attaccare il ferro. Roba tutt'altro che facile, perché Oginate lo difende molto bene, sono molto dinamici. Qui però l'attacco di Crema ha trovato successo. Todeschini, braccato dalla difesa cremasca. Siberna, Bassani, il raddoppio come sempre su Bassani, palla che arriva a Cardellini e Todeschini che adesso può sparare da tre, fallito il tiro, rimbalzo che viene catturato da Paolini, il fallo di Dessì. Si lamenta Dessì, ma il tocco sulla caviglia di Paolini era evidente, uscirà adesso, entra in campo Tagliabue. Buona comunque la partita dell'ennesimo prodotto del vivaio di Treviglio, parlo di Dessì ovviamente. Sì, sì, loro pescano bene, questo è un buon giocatore, uno che crescerà molto. La rimessa su Paolin, Peroni, il blocco portato da Poggi, Peroni si libera, trova Ferraro, Poggi fuori per Daniello, Daniello contro Todeschini che difende bene, palla sotto per Paolin, il fallo di Cardellini. Uscirà probabilmente Cardellini ed rientra Marinò. Sta facendo girare la palla velocemente ma con molta pazienza Crema. Sì, qui aveva preso posizione benissimo Paolin sotto, mamma mia, occasione fallita in questo caso da Poggi che aveva un buon pallone sulla rimessa. Dicevamo, Crema sta attaccando il ferro con pazienza. Sì, sì, bene, molto bene anche qua. Sotto i ferri c'è bagarre, c'è poco da fare. Adesso vediamo, ma non lo so. Tagliabue ha fatto valere i propri centimetri, due rimbalzi consecutivi recuperati sul secondo, è arrivato il fallo di Ferraro, primo fallo per lui. Va il primo tiro libero. Due su due per Tagliabue. Giocatore esperto, classe 86. Il fallo di Marinò su Paolin. Rimessa che raggiunge Peroni, quindi Paolin, Daniello, Todeschini a ringhiare su di lui, Daniello, mano sinistra, gran canestro! Gran canestro di Daniello che ha una varietà di soluzioni veramente difficile da trovare in questa categoria.
Sì, lui ha visto che ne sono entrati un paio di tiri, attenzione, tiro aperto. No, oh, è andato al ferro due volte, giocatore sicuramente intelligentissimo, sicuramente. Marino legge però le sue intenzioni in questa occasione, gli preclude la strada del ferro. Adesso Paolin subisce il fallo, fallo di Siberna, se non sbaglio. E così è. Secondo fallo per Jack Siberna. Esce Bassani, rientra col Nago. Due su due per Paolin, Crema arriva a più 6, sembra incredibile ma è il massimo vantaggio dell'incontro. Siberna si lamenta per un contatto, riesce a dar palla a Marino. Marino subisce il fallo di Paolin. Fuori Paolin al terzo fallo, dentro Bianchi. Il terzo fallo di Paolin può essere un fattore nell'incontro. Sì, è rimasto indietro sul pick and roll, non l'ha voluto lasciare andare a ferro, speso fallo, deve rifiatare un attimo. Sta facendo una partita eccellente. Palla sotto per Tagliabue che allarga per Siberna. Siberna conclusione fallita. Rimbalzo che stava arrivando a Poggi. Ancora Siberna è andato a sporcare, pallone che è arrivato comunque a Bianchi. Ferraro, Poggi, scusate, Peroni, ancora Peroni che riceve da Daniello. Daniello deve tirare, due secondi, va al ferro, non riesce a trovare la palla, rimbalzo catturato poi da Tagliabue. Marino per Colnago, Todeschini, ancora il ferro Todeschini, rimbalzo di Ferraro. Ferraro, Daniello, conclusione comoda ma purtroppo fallita. Daniello che dopo il tiro nel primo minuto non ha trovato la conclusione dalla distanza con la giusta continuità. Siberna, palla sotto per Tagliabue, c'è il fallo di Poggi. È il terzo fallo di Poggi. Si alza Manti, infatti. Entra il primo tiro. Anche il secondo. 4 su 4 per Tagliabue dalla lunetta. Esce Siberna. Siberna e Todeschini. Entrano Rota e Cardellini. Ha cambiato totalmente la batteria esterna in Coach Galli. Cosa non gli piaceva secondo te? No, è una semplice rotazione, niente di particolare. Peroni per Daniello che si butta verso il ferro, subisce il fallo di Tagliabue. Anzi, di Cardellini. Proteste reiterate di Olginate, ma abiti irremovibili. Daniello in lunetta, due tiri liberi. Entrambe le squadre in bonus quando mancano 2 minuti e 16 al termine del terzo quarto.
2 su 2 per Daniello e Crema che torna più 6, 49-43. Marino contro Peroni, cambia con Colnago, Colnago lancia un pallone che tocca il ferro, doveva raggiungere Tagliabue, c'è il fallo di Bianchi. Azione un po' fortunosa di Olginate. Pallone di Colnago che doveva raggiungere il Tagliabue e lo ha raggiunto dopo il rimbalzo sul ferro. Comunque sono due tiri per Cardellini. Assegno al primo tiro. Due su due per Cardellini. 49-45, ultimi due giri di lancette del quarto, davanti a Ferraro, Bianchi, Daniello, punta Colnago, trova un buon pallone per Peroni, fallito il tiro, il rimbalzo di Tagliabue, adesso Cardellini che porta avanti la palla, Tagliabue, Colnago. Colnago scarica per Marinò, la buona guardia di Peroni gli impedisce il tiro. Rota, ultimi 4 secondi, tiro forzatissimo, rimbalzo di Bianchi. Ottima difesa di Crema. Sì, buona difesa. Girate ha dovuto andare a un tiro affrettato, a un secondo dalla fine. Stavamo vedendo che è cambiato di molto il metro arbitrale, tiro aperto. Non va. Gran rimbalzo di Amanti sul tiro fallito da Daniello, Peroni, ancora Daniello, riprova, non va, c'è un contatto tra Amanti e Rota, il rimbalzo però di Ferraro. Beh, adesso siamo tornati al metro arbitrale del primo tempo. Pallone sul quale si lotta, Bianchi va alla conclusione, fallita, ma Amanti schiaccia il tiro dopo il gong dei 24 secondi, non vale il canestro di Amanti. E c'è time out, Olginate. Ultimi 30 secondi al terzo quarto, 49 Crema, 45 Olginate, Cardellini, Marinò, ancora Cardellini, la tripla che va. Cambio tra Peroni e Bianchi, Daniello, Ferraro, Bianchi, Ferraro, ancora Bianchi. A gira Tagliabue, buon pallone per Peroni, non va la tripla, rimbalzo di Cardellini che però esce e quindi la rimessa sarà per Crema. Beh, probabilmente ci saranno più di 4 decimi da giocare. Sì, c'è il tempo per cercare di schiaffeggiare la palla. Probabilmente Cardellini ha pestato la riga di fondo. Sicuramente, ma deve sistemarsi il cronometro. Invece lasciano comunque 4 decimi, tiro immediato di Ferraro che non va. Finisce il terzo quarto, 49-48, partita ancora apertissima. Rimessa che trova Marinò, quindi Cardellini. Cardellini, Colnago, gran palla di Colnago per Tagliabue che non trova il canestro, Del Sorbo, triple di Del Sorbo che non va, rimbalzo di Marinò. Entra Rota, trova Tagliabue che fallisce il canestro da sotto e c'è fallo tecnico per Tagliabue che si lamenta per la seconda volta di un contatto, vuole andare a parlare con l'arbitro.
viene fermato da Marino e Cardellini. Si lamenta anche Rota, ma espulso Tagliabue. Attimi concitati al Palacremonesi, tecnico a Tagliabue, successivamente espulsione Paolini in lunetta. Assegno Paolini col primo tiro libero. Segno anche il secondo, adesso c'è il tiro dovuto al fallo tecnico. Con qualche patema d'amino, ma entra. Tornano 4 i punti di vantaggio per Crema, che avrà anche il possesso. Del Sorbo trova Paolina. Paolin, Amanti, ancora Paolin, va alla conclusione Paolin, non va la tripla, rimbalzo di Colnago. Colnago va alla conclusione fallita, c'è il fallo. Fallo che mi sembrava precedente al tiro. Ma no, ma hanno totalmente perso il filo del gioco, cioè una follia, una follia. Corto il primo tiro libero di Colnago. Come si fanno a rovinare le partite per come siete incompetenti siete. State a casa a far la calza. Se forse si parte adesso, vediamo. Sì, ancora 3 tiri, giustamente. Fallito comunque il primo tiro di Colnago. Quarto fallo di Paolo. Entra il secondo. Ultimo, poi si gioca. Entra il terzo tiro di Colnago, 2 su 3, 52 Crema, 50 Olginate, Ferraro, Bianchi. Palla rubata da Siberna. Siberna trova Marino in angolo. Palla che gli viene buttata fuori da Del Sorbo. Sguardo di fuoco di Salieri verso i propri giocatori, rimessa su Cardellini. Cardellini tripla, troppo facile. Troppo facile questo tiro per un ottimo tiratore come Mattia Cardellini. Alginate torna avanti. Peroni. Peroni per un attimo perde palla, la recupera. Amanti, ancora Peroni, 5 secondi, palla che è persa, anzi no, palla che è ancora per Crema, 2 secondi per il tiro. La rimessa premia Bianchi, c'è il fallo su Bianchi, di Siberna. È il terzo fallo per Siberna. Colnago scalda il pubblico ospite.
rimessa lunga su Peroni, Bianchi, Ferraro, ancora Peroni, Del Sorbo, Ferraro, Peroni, Peroni contro Cardellini, Peroni, conclusione fallita, rimbalzo Diamanti, Del Sorbo, Bianchi, ancora Peroni, grande palla per Amanti, due punti, torna avanti Crema 54-53, forse una delle partite più belle viste quest'anno. Sì, peccato solo per gli arbitri, da una parte e dall'altra hanno fatto degli errori veramente incomprensibili, ma le squadre incommiabili, bravi. Marinò contro Peroni che richiude la strada, 3 secondi, deve tirare da distanza siderale, Marinò non riesce il til a trovare i 3 punti, rimbalzo di Bianchi, Bianchi che avrebbe il tiro, non lo prende, palla per Del Sorbo, Del Sorbo contro Marinò, buona palla per Amanti, fallito il tiro dalla linea dei tiri liberi. Col Nago c'è il fallo di Del Sorbo. Sei minuti e 49 al termine, 54 Crema, 53 Orginate, Cardellini sulla palla, sfrutta il blocco di Bassani, Amanti richiude la strada, Siberna, Colnago, conclusione di Colnago fallita, bel rimbalzo di Amanti, buono il suo taglia fuori su Bassani, Peroni, conclusione di Peroni che va. Più 3 Crema, 56-53. Siberna contro Ferraro, pallone che arriva a Cardellini. Cardellini attende l'arrivo di Bassani, riconsegna la palla. Palla persa per l'intervento di Peroni. Bianchi. Bianchi va alla conclusione, c'è il fallo su di lui. Fallo di Cardellini. Terzo fallo per Mattia Cardellini. Esce Amanti, rientra Poggi. A segno il primo tiro di Bianchi. Segno anche il secondo. Marinò, Cardellini. Pallone sporcato da Del Sorbo, arriva comunque a Colnago. Fuori per Siberna, conclusione 3 di Siberna che va. E Orginate ancora lì, a meno 2. Peroni, Ferraro, Poggi. Poggi, Ferraro, Del Sorbo, Peroni. Bianchi ha un buon tiro, non va. Rimbalzo in caduta di Poggi. C'è il fallo di Marinò. Saranno 2 tiri liberi per Poggi, Orginate già in bonus. Fallito il primo tiro libero.
Assegno il secondo. Esce Marino, entra Todeschini. Colnago sulla palla, conto dal Sorbo, Siberna, conclusione fallita, Cardellini riesce a toccare rimbalzo verso Siberna, Colnago, conclusione da tre fallita, rimbalzo che viene buttato in fallo di fondo da Siberna. Fuori dal Sorbo e dentro D'Agnello. A D'Agnello, Ferraro, bella palla per Bianchi, due punti e tiro supplementare, grandi assist di D'Agnello per Bianchi. Conclude il gioco da tre punti Bianchi e c'è time out. Todeschini scambia con Cardellini, conclusione di Bassani corta, rimbalzo di Bianchi. Possesso importante, Crema più 6 e palle in mano. Sì, momento estremamente delicato della partita, è rientrato D'Agnello che ha rifiatato un po', vediamo, tiro di corto, Poggi molto bene, rimbalzo, la palla è lì, Bianchi, no! Non trova la conclusione Bianchi, rimbalzo e ci sono due punti, più 8 è il maggior vantaggio dall'inizio dell'incontro. Cardellini scambia con Dessì, ancora Cardellini. Quasi palla persa e palla persa contestata per Crema. È il momento in cui Crema deve chiudere l'incontro. Oh, adesso manca ancora tantissimo, ci sono ancora 8-9 tiri a squadra, per cui adesso bisogna giocare, stare molto attenti nella fase difensiva. Abbiamo visto prima Siberna cosa ha fatto, un tiro da 8 metri in sospensione, fantastico, bravissimo. Sono veramente un'ottima squadra, indipendentemente da chi vincerà. Bellissima partita, due ottime squadre, è da tutta la partita che lo stiamo dicendo. Bianchi per D'Agnello, Ferraro, difesa aggressiva di Dessì, quindi Peroni, D'Agnello, Bianchi, D'Agnello, 7 secondi, D'Agnello punta il ferro, trova il fallo. Fallo di Todeschini al secondo. Due su due per D'Agnello, più 10 Crema, primo vantaggio in doppia cifra dell'incontro. Dessì, Todeschini si procura un buon tiro, lo fallisce, rimbalzo di Siberna che trova Cardellini, ancora Todeschini che va al ferro, perde la palla recuperata da Bianchi e c'è l'espulsione di Coach Galli per proteste.
espulsione diretta per Coach Galli, che chiedeva un fallo sull'entrata di Todeschini. Fallisce il primo tiro libero Daniele. Entra il secondo, più 11 per Crema. Più 11, 2 minuti e 40 al termine, Daniello per Ferraro. Dessì il fallo su Ferraro. Due su due per Ferraro, più 13. Fuori Dessì, dentro Rota. Siberna trova Bassani, poggi su di lui, Bassani prende a riga di fondo, trova due punti. Bianchi porta palla, ginata adesso estremamente aggressiva, Cardellini va vicino alla palla rubata, Peroni, Crema che ovviamente gioca anche col cronometro, Bianchi brucia Cardellini che però riesce a toccargli il tiro, Rota si butta dentro, non trova i due punti, il rimbalzo arriva ancora a Todeschini. Cardellini, la tripla che va e c'è immediato time out Crema. Palla per Paolina, Poggi, Ferraro, Peroni, Daniello, conclusione da tre di Daniello che non va, rimbalzo di Siberna. Rimessa che sarà per Olginate, 1 minuto e 26, più 8 per Crema, Todeschini la conclusione è fallita ma c'è il fallo di Poggi. Todeschini in lunetta, Olginate che ha la possibilità di rosicchiare ancora qualcosa. Va il primo tiro di Todeschini, va anche il secondo, adesso sono solo due i possessi di vantaggio per Crema. Daniello, Ferraro, palla per Poggi, Poggi si fa rubare il pallone, c'è poi il fallo anche in sportivo a Poggi. Partita totalmente riaperta quando sembrava avviarsi alla conclusione. Sì, la tripla di Cardellini ha ridato fiducia a Olginate, poi questo fischio, siamo sempre lì, è inutile, è in linea con l'incapacità di tutto il resto della partita, cioè questi proprio non c'entrano, per cui che si può fare? È il quinto fallo di Poggi che deve abbandonare il match, al suo posto in campo Amanti, Rota, fallisce il primo tiro. Entra il secondo.
69 Crema, 65 Alginate. E per fortuna restano due i possessi di vantaggio grazie all'errore di Rota. Sì, però adesso bisogna difendere. Todeschini, fallo di Daniello. E sono ancora due tiri liberi per Olginate. Mette il primo Todeschini. Entra anche il secondo. Finale punto a punto, quando sembrava che Crema potesse portare in porto la vittoria. Palla persa da Crema. C'è la stoppata fallosa. Stoppata fallosa di Paolina su Siberna. C'è time out Crema. Siberna in lunetta. Entra il primo tiro con parecchia suspense. Questo è il tiro del pareggio. E Siberna lo fallisce, c'è il rimbalzo che viene buttato in fallo di fondo da Bassani. 39 secondi al termine dell'incontro, più uno Crema. Cardellini che ringhia su Peroni, Ferraro, Bianchi, palla per Daniello, Daniello si incunea, trova il fallo. Intelligente qui Daniello a cercare il fallo. Sì, è stato molto bravo. Come avevamo detto, la partita è totalmente riaperta, più uno, 23 secondi. Bella partita, bella fino alla fine, mettiamola così. Entra il primo tiro di Daniello. Importante mettere anche questo, a 23 secondi dal termine. Fallito il rimbalzo che è per Todeschini, adesso il Ginate alla palla del pareggio del sorpasso. Todeschini, Cardellini, non deve tirare Cardellini, palla che arriva a Todeschini, la dà Dessì, fallito il tiro, entra il... Entra l'ultimo tiro e siamo 70 pari. E sarà supplementare. Riprende il match, siamo in overtime. 5 minuti ancora almeno di sofferenza. Daniello cerca di portare via palla a Todeschini. Cardellini. Todeschini entra, pallone che arriva a Cardellini, riesce Daniello a sporcargli la palla e Crema riesce a portare l'infrazione di 24 secondi, Olginate. Inizia con un'ottima difesa e il primo tempo supplementare per Crema. E anche sulla palla Peroni. Daniello, bella palla per Amanti, forse un fallo, il pallone che non viene decapitato a canestro da Bianchi. Restiamo 70 pari. Todeschini, palla per Rota che trova la tripla. Più tre Olginate. Palla per Bianchi, Cardellini cerca ancora lo stolen, Bianchi due punti.
Cardellini dopo lo scambio con Siberna, tripla di Cardellini, una sentenza. Non va fatto tirare Mattia Cardellini. Più 4 il Ginate. Bianchi, Siberna lo limita, Cardellini ruba palla. Contropiede, palla per Rota, due punti facili, c'è time out. Sul 72-78 per Olginate. Bianchi che porta palla. Blocco Diamanti del Sorbo. Amanti ancora del Sorbo, conclusione di del Sorbo fallita. Il rimbalzo che arriva a Daniello contro Todeschini. Daniello toccato ancora del Sorbo al tiro fallito, rimbalzo di Cardellini. Todeschini, palla per Bassani. Appoggio facilissimo ed è più 8 il Ginate. Peroni, Peroni la tripla fallita, rimbalzo di Todeschini e adesso è durissima, 2 minuti e 20, 8 punti da recuperare per Crema. Bassani, tripla che non va, rimbalzo di Del Sorbo. Forse toccato, palla per Daniello, deve tirare Daniello, non va la tripla, rimbalzo Diamanti, Siberna riesce a recapitare il pallone a Cardellini, c'è poi il fallo di Del Sorbo su Todeschini. Il primo tiro di Todeschini. Entra anche il secondo, Olginate avanti in doppia cifra, 1 minuto e 49. Partita che si è fatta difficilissima per Crema. Palla per Daniello che prende la riga di fondo. Daniello due punti e fallo. Era quello che serviva per ridare un po' di speranza. Sì, adesso ovviamente è molto dura. Non bisogna più subire canestro, bisogna segnare tutte le azioni. Non è ancora finita, ma è molto dura. Fallito il tiro di Daniello, rimbalza per Olginate. Palla per Bassani, adesso naturalmente Olginate che cerca di far passare il tempo, Cardellini, palla per Todeschini. Todeschini, tripla che non va, rimbalzo di Bianchi. 1 minuto e 10, Daniello, c'è il fallo su Daniello. Ci stava pure a pensare, verrebbe da dire. Sì. Sugli arbitri abbiamo già detto abbastanza, lasciamo stare. Grande merito Olginate che ha fatto veramente un fine quarto quarto e un supplementare importante, ma la partita non è ancora finita. Entra il tiro di Daniello. Importantissimo questo, potrebbe ridurre a 2 i possessi in vantaggio Olginate, così è meno 6. Cardellini, Siberna, ancora Cardellini, Bassani, palla rubata da Del Sorbo, Del Sorbo, Bianchi, tripla di Bianchi che va, siamo a meno 3, 51 secondi da giocare, time out. Cardellini sulla palla, Peroni contro di lui. Amanti lo bracca, arriva ancora Peroni, è in difficoltà Olginate, si libera bene Rota, palla sporcata del Sorbo ma c'è il fallo.
Fallito il primo tiro libero di Rota. Tensione altissima, Olginate più 3 in lunetta. Entra il secondo. Bianchi, Peroni. C'è palla contesa. Palla che ancora per Crema, Bianchi, palla per Peroni, 30 secondi. Peroni prende la riga di fondo, non trova i due punti, rimbalzo Diamanti, fuori per Daniello. Peroni, la tripla fallita, rimbalzo di Cardellini. C'è il fallo di Bianchi, Cardellini. Mette il primo Cardellini. Segno anche il secondo. Bianchi, adesso Crema deve trovare una tripla velocissima. Tira Bianchi, trova 3 punti. Incredibili. Fallo immediato su Cardellini, 8 secondi al termine. Tommaso Bianchi ha trovato una tripla in equilibrio più che precario. Chirurgico Cardellini, va a segno. Due su due, ancora più 5. Peroni, Daniello che si trascina fuori la palla e qui cala il sipario. Olginate, dopo aver sconfitto Piacenza e Lecco, fa la terza vittima illustre di fila, passa anche al pala cremonesi. Un incontro incredibile che Crema sembrava aver vinto a 2 minuti dal termine, avanti di 13. Il ritorno veemente di Olginate che ha impattato allo scadere ed ha poi dominato il supplementare. Finisce 87-82 per Olginate, noi ci sentiamo per le interviste. Allora Alessandro Galli, terza vittima illustre della tua Gordon Olginate, dopo Piacenza e Lecco, il Col Derby vinto in trasferta, adesso altra trasferta vincente a Crema. Che dire, in questo momento siamo una squadra che ci crede, le difficoltà di un certo periodo ci avevano un po' innacquato, in questo momento la squadra ci crede, credo che oggi la dimostrazione dell'ultimo quarto del supplementare dimostri come i ragazzi sanno bene ora qual è il nostro obiettivo, sanno bene che non possiamo mollare un centimetro e ripeto, la partita di oggi ne è la dimostrazione più lampante. L'obiettivo playoff lo ritieni alla portata? Prima mi fidanzo, poi comincio a fare bello, prima salviamoci, non so neanche cosa hanno fatto quelli dei playoff. Noi abbiamo fatto un'andata in cui ci siamo sentiti bravi e lo eravamo, abbiamo attraversato un periodo brutto in cui tutto sembrava andare per il verso peggiore e ora ci stiamo rialzando. Dico ci stiamo perché domenica incontriamo Rimini, è uno scontro salvezza, è fondamentale vincere, quindi non penso ad altro che non abbattere Rimini. Beh, il pubblico ti ha accolto da par tuo, da trionfatore, anche l'altra volta avevi vinto al Pala Cremonesi.
Guarda, ti dico una cosa e faccio la figura dello scemo. Ho guardato il tabellone a fine secondo quarto, ho visto Crema tre falli, ho chiamato col Nago fallo. Non so se ve ne siete accorti, ho tirato due tiri liberi Crema. Io ho guardato, ho visto Crema tre, ho detto non siamo in bonus, facciamo fallo. Questo dice tutto, nel senso grazie a tutti, mi sento sempre legato, questa è casa mia, lo sarà sempre, quindi grazie a tutti per la bella accoglienza, per i messaggi in settimana. Veramente, dico grazie e non aggiungo altro. Continuiamo la carrellata degli ex cremaschi, allora, protagonisti anche oggi in campo, Mattia Cardellini, Paolo Colnago, allora, una bella vittoria, la terza di fila. Sì, una vittoria che ci serviva tantissimo, fra l'altro la seconda senza Tagliabue, siamo 4 su 5, volevo dire che va bene giocare senza di lui, no, scherzo, a parte gli scherzi era una partita fondamentale per noi, ci dà fiducia ancora di più. Anche perché la prossima sarà ancora più importante contro Rimini. Paolo, l'obiettivo playoff, si è scansato il tuo coach, tu ci credi? Pensiamo una partita alla volta, ormai l'obiettivo è sempre stato la salvezza e puntiamo sicuramente a quella, a salvarci senza play out, quello che viene viene, lo accogliamo volentieri. Come vi è sembrata la prima al Pala Cremonesi da avversari? È un'emozione, infatti venendo qua come in pullman uno di fianco all'altro ne parlavamo, siamo andati in spogliatoi, ci siamo seduti negli stessi posti, poi quando entri in campo non ci pensi più, inizi a giocare, ma sempre bei ricordi. Mattia? È una cosa stupenda, ho fatto 3 anni qua, sono stato benissimo e per me tornare è una grande emozione, ho degli amici, qua ho lasciato veramente degli amici, una parte di cuore perché sono stato molto molto bene. E poi come diceva Paolo, una volta che si entra in campo e si lascia tutto da parte. Grazie. Grazie a te. Con coach Salieri, allora, una partita ottima per 38 minuti, peccato purtroppo quando sul finale si è spenta la luce. Sì, si è spenta una luce, non so se di energie, ma sicuramente a livello di mentale, di lucidità, perché non abbiamo gestito un vantaggio importante, ma gestito con delle ingenuità, perché abbiamo fatto un fallo regalando un tiro da 3 punti, un antisportivo che hanno subito riaperto la partita immediatamente. Poi è chiaro che loro, raggiungendo il supplementare con quel canestro, che non so se è un autocanestro o meno, comunque uno spizzico a un centesimo dalla fine, l'inerzia dopo nel supplementare, anche mentale, era totalmente da parte loro. Però dobbiamo fare tesoro di questo, raccogliere le cose buone che abbiamo fatto in partita, riflettere sui 17 rimbalzi offensivi che loro hanno preso, che ci hanno fatto tanto male, e soprattutto che i loro esterni veramente sono stati fastidiosi. E poi ripartire, allenarci e andare avanti per quello che è. Adesso altre 4 finali. Sì, cioè non ci cambia niente, sarebbe una grande cosa cercare di finire nelle prime 4 posizioni, anche se sarà molto difficile a questo punto, però insomma magari facciamo tesoro bene di questo e andiamo a fare qualche altro miracolo in giro. Grazie. Noi possiamo chiudere dalla Pala Cremonesi, grazie a tutti voi per averci seguito e una buona conclusione di serata con i programmi di Lodi Crema TV.